Io sono Jesus e dopo secoli, ma che dico secoli? Millenni! Ma che dico millenni? Mesi? Sì, in realtà mesi. Torniamo su Undertale, ok. È da veramente un bel po' che non gioco ad Undertale. L'ultima volta, se non erro, abbiamo sconfitto Flowey. Che Flowey l'ultima volta ci ha detto come mai è così ingiusta la vita della serie. Perché alla fin fine perdiamo sempre, no? Quindi ci ha detto che per ottenere il vero finale di questo gioco dobbiamo diventare prima amici di Undyne. 10 minuti, ce l'ho fatta. Sono arrivato da Undyne, fatemi salvare. Salva. 10 minuti per raggiungere questo luogo. Io sto recitando, prenditi. Sì, ok. Oh oh! Arriva l'umano! Sei pronto per uscire con Undyne? Ho un piano per farvi diventare buoni amici! Va bene, sì. Ok. Sta dietro di me il grande Papyrus. Psst. Ah, fai in modo di dargli questo. Ah, ma queste cose! Ciao Papyrus, pronto per super privato, uno contro uno, allenamento uno contro uno? Puoi scommetterci che lo sono e ho portato un amico. Ciao, non penso che noi ci siamo già incontrati forse? Perché non entrate voi due? Eccoci, Undyne. Il mio amico ha portato un regalo per te. Da solo, ok. Oh, grazie. Perché ho fatto la voce di Papyrus per Undyne? Io lo metterò insieme agli altri. Quindi, siamo pronti per cominciare? Upsie, mi sono appena ricordato che io devo andare al bagno. Voi dovreste divertirvi. Quindi perché sei tu? Ci sei tu qui? Sulla mia proprio dirmi, vuoi proprio umiliarmi con la tua vittoria? Umiliarmi ancora di più? È quello? No, in realtà. Perché, allora perché sei qui? Aspetta, ho capito. Pensi veramente che io diventerò amica, tua amica, non è così? Giusto? Sì. Davvero? Incredibile, accetto. Nei campi dell'amicizia? No! Perché vorrei mai essere amico con te? Se tu non fossi il mio... Ah, se non fossi mio ospite ti distruggerei immediatamente. Sei il nemico dei sogni e delle speranze di tutti. Non sarò mai tua amica. Adesso vattene dalla mia casa. Maledizione! Che sfortuna! Pensavo che Undyne possa essere amica con te, ma penso che l'ho sopravvalutata. Non gli piacciono le sfide. Sfida? Cosa? Papyrus! Aspetta un secondo! Maledizione! Pensi che non posso essere amica con te? Che scherzo! Posso diventare amico di un perdente come te tutti i giorni! E glielo dimostrerò! Ascolta, umano! Non diventeremo solamente amici! Diventeremo migliori amici! Bestie! Ti farò piacere così tanto me in pratica che non penserai a nessun altro. È la vendetta perfetta. Perché non ti siedi? Va bene. Ah no, aspetta, fammi esplorare un po'.
allora. Gli umani fanno schifo, ma la loro storia è davvero figa. Primo caso, questa spada gigante, che sembra quella di Final Fantasy. Storicamente gli umani combattevano con spade 10 volte la loro dimensione, 10 volte? No, vero, lo sapevo. Ma prima ho sentito, ne ho voluto immediatamente una. Quindi io e Alphys abbiamo costruito una spada gigante insieme. Ha fatto tutte le specifiche da solo. È intelligente, non è vero? Penso che una voce per andare così potrebbe andare bene. Una volta Alphys... amici? È venuto qui. Tutto quello che ha fatto è stato sdraiarsi in modo seducente sul piano? Ma chi è? Non ho capito chi. Ah, non ti farò una serenata. Non ho capito chi era soggetto, ma ho capito Alphys. C'è una tazza con il coso. Vuoi vedere la mia stanza? Peccato! Nessun nerd può entrarci. Beh, magari qualche nerd. Oddio, questo è un easter egg. Ok, la pezzo speciale della collezione. Ma lo sai, più la tecnologia progredisce. Ok, e niente, batte il cibo cucinato con le proprie mani. C'è qualcosa nel frigo? Odio il cibo freddo, quindi Alphys ha fatto in modo che il mio frigo scaldasse il cibo. Frigo caldo! La più grande infezione del mondo! Perché? Forchette, cucchiai, coltelli, piccole spade, asce, what? Lance, nunchuck. Ok. Ok, ci sediamo, va bene, va bene. Sì, mi siedo. Ok. Non sono seduto, sono in piedi. Comodo? Porterò qualcosa da bere. Ma aspetta, hai detto che è caldo. Cosa? Tutto fatto. Cosa mi offrisci? Ehi, non alzarti. Mi sono cagato. Sei l'ospite, siediti e divertiti. Perché non indichi quello che vuoi? Puoi usare la lancia! Hot chocolate! Ah! Scusate! Perché posso rispondere? Mi stai... Stai puntando me? Ok, va bene. Sugar, vanilla, soda, hot chocolate, T-box. Correct choice. La scelta corretta. Te? Arriva subito. Perché la scelta corretta, ha detto? Ci vorrà un momento per far bollire l'acqua. È proprio un momento. Ok. Ah, è un bollo. Ok. Tutto a posto. Mi dia la tazza col pesce. Ecco qui. Attento. È caldo. Non è così caldo. Bevilo! Hai perduto, scotta.
Ma a parte quello, è molto buono. Molto buono, giusto? Niente di meglio per il mio assoluto prezioso amico. Assolutamente prezioso amico, scusate. Ehi! Lo sai, è particolarmente strano che hai scelto quel tè. Il tè dei fiori dorati. È il quello preferito di Asgore. In realtà, adesso che ci penso, mi ricordi molto lui. Siete completamente... Total Winnie, non lo so. Una sorta. Sai? Ero un ragazzino con una testa calda. Una volta, per provare che ero il più forte, ho provato a combattere Asgore. E enfatizzo il ho provato. Non sono riuscito neanche a colpirlo una volta. E di peggio, per tutto il tempo ha rifiutato di combattere. Ero così umiliata. Dopo si scusò e disse qualcosa di strano. Scusi, scusa. Vuoi sapere come battermi? Io dissi di sì. E da quel punto lui mi allenò. Un giorno, durante la pratica, riuscii finalmente a sconfiggerlo. Mi sentii male. Ma era orgoglioso. Non ho mai visto nessuno così contento di essere sconfitto. Veramente non ero sconfitto, ma lasciamo stare. Comunque, una lunga storia corta. Perché long story short? Non ho mai capito un modo di dire dagli inglesi. Ha continuato a allenarmi. E adesso sono il capo delle guardie reali. Quindi sono colei che allena gli stupidi a combattere. Come Papyrus. Ma, a essere onesti, non so se posso lasciare Papyrus nelle guardie reali. Posso far entrare Papyrus nelle guardie reali. Non diglielo che l'ho detto! È solo... beh... intendo... non è che è debole! È... davvero molto forte, in verità. È solo che... lui... è troppo innocente e gentile. Intendo dire... guarda! Lui doveva catturarti! E... ha finito con essere... col finire amici con te, invece. Non potrei mai mandarlo in battaglia! Finirebbe distrutto in piccoli pezzi sorridenti. E parte del perché ho iniziato a insegnargli come cucinare, sai? Quindi magari potrebbe fare qualcosa di diverso con la sua vita. Oh, scusa. Ho parlato per così tanto. Oh, è finito il tè, non è così? Te ne prenderò ancora un po'. Aspetta un secondo. Papyrus? La sua lezione di cucina? Doveva averla giusto adesso! E se non la farà qui, allora tu l'avrai al posto suo! Per lui, in realtà. Dov'è finita, Nine? Proprio così! Niente ha portato me e Papyrus più del cucinare. Il che vuol dire che ti darò... tu farai la sua lezione. Ah, se tu farai la sua lezione, diventeremo più amici che tu possa mai, di quanto tu possa mai immaginare. Spaventato? Saremo migliori amici. Ma perché? Cocozzi, what? Ok, iniziamo con la salsa. Ok. Fai in modo che questi... queste verdure siano il tuo più grande nemico. Adesso, colpiscile fino a diventare polvere con i tuoi pugni. Ho tirato una ciccata che la metà lo stesso. Strong.
si è girato il pomodoro. Hai colpito la verdura con tutta la tua forza. Hai rovesciato un pomodoro. Sì, sì! I nostri cuori battono insieme contro questi ingredienti salutari. Che fanno bene! Ora è il mio turno! Ok. Ah! ci puliremo questo colpo dopo. Ma per adesso? Ma perché lei fa cadere le cose dal soffitto? Come fa? Adesso aggiungeremo i noodles! Primo Z. Cosa sono i noodles? Non lo so. I noodles fatti in casa sono la migliore. Ma io li ho comprati! Sono quelli più in offerta! Gna! Solo mettili nella cosa. Come li metterai nella pentola? Fiercely. Hai messo... Cosa? Hai buttato tutto nel... Oh mio Dio, hai buttato tutto nella pentola il più forte possibile. Inclusa la scatola. Ha fatto un rumore metallico contro il fondo vuoto. Sì! Mi sto proprio divertendo! Ok! Cosa dobbiamo fare con la pasta? Più stir? Non lo so. Meglio è. Pronto? Facciamolo! Ah, mescolarla! Arden, e mi si sta caldito il joint! Cos'è successo? È crashato! Ok, lasciamolo fare. Wow, così si fa! Ok, per adesso, per l'ultimo passo, accendiamo fuoco. Ah, fai in modo che questo simboli la tua passione. Ah, fai in modo che le tue speranze, i tuoi sogni brucino e si trasformino in un fuoco che brucia. Boh, non so. Ah, non risparmiarti niente. Right. Più caldo! Ancora, più caldo! Di cosa? Più caldo! Maledizione, lasciami fare. Vedi? Questo è come... Sono morto? Ops. Ah, ragazzi, nessuno si meraviglia se Papyrus fa schifo a cucinare. Quindi cosa facciamo? disegni sui libri, i braccialetti dell'amicizia? Ah, chi sto prendendo in giro? Ho davvero fallito a fare questo, non è così? Non posso importi di piacerti, umano. Alcune persone non sono fatte per stare insieme. Capisco se tu senti... Se ti senti così riguardo a me. E se non possiamo essere amici, va bene lo stesso, perché se non siamo amici... Cosa? Vuol dire che io posso distruggerti senza nessun rimorso? Cosa? Sono stata sconfitta. La mia casa è in cenere? Ho perfino fallito a diventare amico con te. Ecco tutto. Non mi importa se tu sei il mio ospite. Ah, ok. Un combattimento. Ah, una rivincita finale.
diamo il massimo da entrambe le parti. È l'unico modo che posso recuperare la mia preda perduta. Ok. Fake attack. Hai fatto finta di tirare un colpo ad Andain con tutta la tua forza. Sono così forte. Cos'è? È il meglio che tu puoi fare? Anche attaccando a tutta forza? Non puoi... Non vuoi farmi del male, non è così? Sai cosa? Neanch'io volevo veramente farti del male. All'inizio ho odiato la tua riluttanza ad attaccare, ma il modo che tu mi hai colpito giusto adesso mi ha ricordato di qualcuno che, con cui ero uso allenarmi. Adesso so che non sei uno stupido perdente, ma sei uno stupido perdente con un grande cuore, proprio come lui. Ascolta, umano. Sembra che tu e Asgore siate destinati a combattere, ma conoscendolo, probabilmente non vuole. Parlagli. Sono sicuro che tu puoi persuaderlo a lasciarti andare a casa. Ah, e se fai del male a Asgore, prenderò le anime umane attraverso la barriera. E ti distruggerò! Quello è essere amici, non è giusto? Adesso usciamoci da questa casa in fiamme. Oddio. Beh, questo è stato divertente, non è così? Dovremmo uscire ancora un'altra volta. Ma... da qualche altra parte, presuppongo. Nel frattempo, uscirò con Papyrus. Quindi se ne hai bisogno, vai da Snowdin, ok? Oh! E se avrai mai bisogno di aiuto, fai uno squillo Papyrus, ok? Siamo allo stesso posto, parlerò anch'io. Ok, va bene. Ci vediamo dopo, punk. Oh, aspetta! È così all'improvviso, ma... Poi... Ehi, aspetta. Il tuo inventario è pieno. Beh. Sarò dopo Papyrus. Vieni a vedermi quando hai meno roba. No, cosa voleva darmi adesso? Cosa... Non lo sapevo mai. Beh, oddio, Papyrus non dovrebbe essere così lontano. Sì? Oh, cavolo. Che figa d'assurdo. Non ho capito il perché, però va bene. No, torna di qua. Oh, ok, sta di qua.